Pace fatta tra il manager dell'ASP Maurizio Ricò e il dottore Vincenzo Antonacci, un incontro a porte chiuse presso la sede dell'Ordine dei Medici di Ragusa. Al centro della discussione le dichiarazioni di Antonacci su apparecchiatura al maggiore. È stato truffato con la scusa di nuovi farmaci provenienti dall'America e dalla Cina, promettendogli cure miracolose. Il figlio della vittima, un uomo di 52 anni affetto da SLA, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato che ha denunciato due catanesi. La sospensione dal Movimento 5 Stelle di Ragusa della consigliera Maria Rosa Maràbita tiene ancora banco a Palazzo dell'Aquila. Ad MTG il sindaco Federico Piccitto esprime il proprio punto di vista sul provvedimento del garante. Un importante passo avanti nella sanità siciliana, all'ospedale Cannizzaro di Catania si potranno fare diagnosi più certe in merito alle patologie benigne e maligne dei polmoni grazie ad una nuova tecnica, è uno dei primi centri in Italia. Buon pomeriggio, siamo in diretta, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione che, così come avete preso dai titoli, parliamo dell'incontro che si è svolto questa mattina nella sede dell'Ordine dei Medici di Ragusa con una stretta di mano e con l'annullamento dell'iter per i provvedimenti di verifica. È terminata dunque la querela tra la direzione generale dell'ASP di Ragusa e il dottore Vincenzo Antonacci. Quest'ultimo, in occasione di un consiglio comunale a Modica, aveva fatto emergere delle criticità. Oggi un confronto all'Ordine dei Medici ha permesso dunque di chiarire le dichiarazioni del medico, che ha espresso soddisfazione per la disponibilità mostrata dal manager Aricò. Per noi c'era Marco Scavino. Un dipendente pubblico non può rilasciare dichiarazioni ufficiali, o meglio, lo possono fare gli autorizzati e i dirigenti. Se ho esternato il mio punto di vista, l'ho fatto perché credevo che, in occasione di un consiglio comunale aperto e con i dirigenti dell'ASP presenti, non valesse il limite imposto dalla regola generale. Lo ha affermato il dottore Antonacci al termine del confronto avuto questa mattina nella sede dell'Ordine dei Medici con il manager dell'ASP 7 di Ragusa, Maurizio Aricò. Termina con una stretta di mano e con i chiarimenti del caso la vicenda che ha visto come protagonista il dottore Vincenzo Antonacci, chirurgo dell'ASP di Ragusa, che aveva denunciato in occasione del consiglio comunale aperto al maggiore di Modica, chiamato a discutere del paventato sottodimensionamento, la scarsa presenza di attrezzature all'interno del nosocomio. Un giudizio negativo dunque nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale e della direzione generale, che è stato compreso ed accolto dal manager dell'ASP, Maurizio Aricò, che oggi si è recato in visita all'Ordine dei Medici. L'incontro è servito per chiarire che le osservazioni che erano state fatte dal dottor Antonacci in occasione del Consiglio Comunale aperto, sollevando delle criticità e che potevano suonare come una dichiarazione di non gradimento del comportamento aziendale della direzione, invece sono da leggere più che altro come stimolo per il progresso e per la continua crescita dell'ospedale e non come dichiarazioni di giudizio negativo sull'azienda. Sulla direzione. A fronte di questo, naturalmente, la direzione è lieta di prendere atto del chiarimento e quindi del venire a cadere di qualunque tipo di querelle. Naturalmente, come corollario a questo, consiglierò di sospendere immediatamente la procedura di valutazione della correttezza di quelle dichiarazioni che era stata iniziata dal comitato di disciplina. A mediare tra le parti è stato il dottore Damanti, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Ragusa. C'è stato il chiarimento dell'uno e dell'altro, quindi con esito positivo dell'incontro, quindi ci sarà la serenità da un'altra parte del nostro collega, la serenità anche da parte dell'azienda, che ha dei collaboratori molto validi nell'ambito della nostra realtà provinciale. Sollevato per aver potuto chiarire la propria posizione e rassicurato sugli interventi, Antonacci ha espresso la propria soddisfazione. Oggi ci siamo chiariti, abbiamo ritrovato quella serenità indispensabile per un buon lavoro che tutti noi, operatori della sanità a tutti i livelli, dobbiamo compiere per poter dare risposte nell'interesse della popolazione. In merito all'osservazione che fece in occasione del Consiglio Comunale aperto, che risposta ha avuto, perché è anche importante approfondire questo aspetto? Sicuramente. Sono arrivate sicuramente delle rassicurazioni da parte dell'ASP? Tutte positive. L'ASP si è dimostrata disponibile a recepire quelle che sono le esigenze del territorio e degli operatori che ci lavorano.
C'è la cronaca, promettevano cure miracolose ad un malato 52enne affetto da SLA e ricoverato presso un centro di riabilitazione a Modica. I presunti farmaci provenivano dall'America e dalla Cina. Grazie alla querela presentata dal figlio della vittima, la Polizia di Stato del commissariato di Modica ha denunciato due catanesi. Gli hanno truffato 4.000 euro promettendogli cure miracolose grazie ad un farmaco proveniente dagli Stati Uniti d'America e poi dalla Cina. Vittima un 52enne modicano affetto da SLA, ricoverato presso un noto centro di riabilitazione. I truffatori erano diversi, alcuni anche conosciuti per corrispondenza elettronica. È stata la Polizia di Stato del commissariato di Modica a identificare e denunciare in stato di libertà due catanesi per truffa aggravata, circonvenzione di incapace e sostituzione di persona in concorso. I fatti si sono verificati giovedì scorso, quando il figlio della vittima ha sporto querela alla polizia, riferendo che il padre era stato vittima di truffa. È stato un amico comune della vittima e di uno dei truffatori a fare da tramite. I truffatori dunque avevano promesso, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vendita di un farmaco sperimentale brevettato negli Stati Uniti d'America e denominato GM604, capace di rallentare la progressione neurodegenerativa della SLA. Insieme ad altre persone, i truffatori comunicavano al 52enne di una serrata battaglia legale in Italia per far importare questo farmaco dall'America e quindi gli era stato consigliato l'uso di un altro presunto farmaco, ma questa volta importato dalla Cina, ed infine era stato indotto all'acquisto di un terzo prodotto a base di aloe. Ad ogni consegna di farmaci corrispondeva un preventivo pagamento di somme quasi sempre tramite PostePay. Ma la cosa più grave è che la vittima nel frattempo veniva convinta di interrompere le terapie mediche tradizionali che gli erano state assegnate dal Servizio Sanitario Nazionale e dopo aver rifiutato ben due ricoveri ospedalieri il 52enne si è aggravato al punto tale di doverlo ricoverare presso un'altra struttura specializzata. I truffatori nel frattempo si erano resi irreperibili disattivando i loro cellulari. Dalla querela del figlio sono partite le indagini della Polizia di Stato che hanno verificato il circuito dei pagamenti, beneficiari e ulteriori verifiche di polizia giudiziaria, grazie alle quali si è arrivati all'identificazione degli autori, di cui uno è aggravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio mediante la frode, oltre ad un'analoga truffa di oltre 8.000 euro. La Polizia di Modica continua con le indagini per individuare altri possibili vittime. La Procura distrettuale di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio di 17 persone per turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi dal 2011 al 2014 al CARA di Mineo e per reati amministrativi del Sol Calatino. Tra loro il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione in qualità di soggetto attuatore del CARA. La notizia pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia ha trovato conferma in fonti giudiziarie impegnate nell'inchiesta. L'udienza preliminare è stata fissata per il 28 marzo prossimo davanti al GUP Santino Mirabella. La richiesta di rinvio a giudizio è stata dunque avanzata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai sostituti Raffaele Vinci Guerra e Marco Bisogni. E adesso torniamo a parlare della sospensione della consigliera Marabito a Ragusa. Dopo l'opposizione e Ragusa attiva a 5 Stelle, oggi ad MTG interviene il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto. Il primo cittadino ha espresso il proprio punto di vista sulla sospensione. Il sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, non si sbilancia nel commentare l'espulsione di Maria Rosa Marabita dal Movimento 5 Stelle di Ragusa. L'espulsione per un anno della consigliera che era andata contro le scelte dei colleghi di maggioranza e dell'amministrazione di cui lei era sostenitrice ancora anima il dibattito politico in città. Per Piccitto non si tratta né di scelte giuste o sbagliate, ma di regole dettate dal codice che si è tenuti a seguire una volta che si sottoscrive l'adesione al Movimento 5 Stelle. Credo che sia una decisione che hanno fatto i propri viri, che hanno anche questo ruolo, che è quello di intervenire laddove ritengono che ci siano state delle violazioni da parte degli eletti del Movimento 5 Stelle, secondo quello che è il regolamento. Quindi... Concorda con la scelta? No, non è una questione di concordare o meno, credo che sia stato un atto da cui proprio dovevano necessariamente esprimersi per un po' il risalto che ha avuto, ma anche per considerare che il compito dei propri fondamentale è quello di tutelare comunque l'immagine del Movimento 5 Stelle. In riferimento all'immagine vi sentite più sereni senza la Marabito?
No, ma non è una questione di essere più sereni o meno, è una questione, credo, di intanto dare anche un segnale chiaro del fatto che noi siamo un gruppo, è una realtà politica che ha delle regole, e quindi chi non rispetta le regole è giusto che prima venga ammonito, venga redarguito, che si chiedono chiaramente. Tra l'altro la procedura prevede, prima della sospensione, anche una fase di deduzione e controdeduzione, quindi non è che si tratta di una procedura tout court che nasce dal nulla e quindi si fanno delle posizioni così di antipatia e simpatia. Se le dichiarazioni fornite dal Laboratorio Politico 2.0 e dal PD non scalfiscono minimamente l'amministrazione, quelle rese da Ragusa Attiva 5 Stelle suscitano nell'amministrazione pentastellata ragusana l'esigenza di fornire alcuni chiarimenti. Non c'è nessun meetup che ci lascia soli, perché anche per chiarirlo, il Movimento 5 Stelle a Ragusa ha un meetup ufficiale riconosciuto di cui facciamo parte tutti gli eletti, gli attivisti, i simpatizzanti, quindi esiste un meetup ufficiale del Movimento 5 Stelle. Ragusa Attiva 5 Stelle sono un gruppo di persone non meglio identificate, perché tutti i loro comunicati sono rigorosamente anonimi, quindi non sappiamo nemmeno chi sono. Sappiamo che è confluito qualche ex assessore all'interno di questo gruppo, ma non ha nulla a che vedere, si ispirano in teoria al Movimento 5 Stelle perché questo dicono, e intervengono così periodicamente nella vita politica e pubblica con delle dichiarazioni che a mio avviso lasciano il criterio che trovo. Da domani la Camera di Commercio di Ragusa non esisterà più, domani infatti è il giorno dell'istituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale. Alle 10 infatti si riunirà il Consiglio per eleggere il Presidente. Intanto le associazioni del territorio ebleo lanciano un appello alla deputazione e ai sindaci affinché si attivino nei confronti del Presidente della Regione Crocetta, che così come sta facendo per il territorio siracusano chieda una revoca anche per quello ragusano. Si riunirà domani il Consiglio delle Camere di Commercio riunite Ragusa, Siracusa e Catania a partire dalle 10. All'ordine del giorno dei lavori l'elezione del Presidente, che rappresenterà un'unica Camera di Commercio. Domani infatti è il giorno dell'istituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale mediante l'accorpamento dei tre enti camerali. Il nuovo ente camerale, scrive il commissario ad acta Alfio Pagliaro, acquisisce il patrimonio e il personale delle tre camere e subentra alle stesse nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi. Da domani dunque le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, che ha sede a Catania, appunto in via Cappuccini. Intanto quattro associazioni iblee chiedono al Presidente della Regione Crocetta di concretizzare la richiesta di revoca del provvedimento di accorpamento con decreto firmato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Il Presidente della Regione aveva già scritto al Ministro per conto del territorio siracusano che chiedeva la revoca. Adesso anche le associazioni iblee chiedono che la stessa richiesta venga inoltrata per il territorio ragusano. Enzo Cavallo dell'associazione Confronto lancia ancora una volta l'appello ai rappresentanti del territorio ebleo, ai parlamentari nazionali e regionali, ai sindaci della provincia di Ragusa, affinché si possa evitare questo accorpamento voluto da pochi in rappresentanza delle organizzazioni, ma non certo delle imprese e degli imprenditori della provincia. Su 33 componenti del Consiglio della Camera di Commercio riunita, Ragusa ne esprime appena 8 contro i 19 di Catania e i restanti 6 di Siracusa. Questo, conclude Cavallo, per capire quale futuro può immaginarsi per l'area eblea, da motrice a ultima ruota di un carrozzone che nessuno ha voluto e nessuno vuole, conclude Enzo Cavallo. E sarà discusso nel pomeriggio alle 18 in Consiglio Comunale a Modi che il bilancio di previsione 2016, che doveva essere approvato già circa un anno fa e senza il quale lo Stato non invia i fondi. Intanto venerdì sera c'è stata una discussione alquanto accesa tra il sindaco Ignazio Abate e Net Urbini Modicani, alla presenza tra gli altri del capogruppo del PD Ivana Castello. Si attende l'approvazione del bilancio di previsione 2016 che approda in aula questa sera per liquidare le spettanze arretrate degli operatori della nettezza urbana che negli ultimi 4 mesi a Modica hanno percepito solo il 40% dello stipendio.
Venerdì sera, infatti, circa 150 netturbini modicani hanno chiesto conto e ragione al sindaco Ignazio Abate del perché non sia stato mantenuto il pagamento entro la fine di gennaio del restante 60% che gli spettava. Un incontro molto acceso in cui era presente anche la capogruppo del PD Ivana Castello. Abate in quell'occasione ha dichiarato che se non veniva approvato il bilancio lo Stato non avrebbe mandato i fondi. Per questo motivo ha chiesto l'anticipazione al Consiglio Comunale della discussione del bilancio 8 giorni prima della data prevista, ovvero dal 21 al 13 febbraio. All'incontro il sindaco ha fatto resistenza, dichiarando di non voler assumere alcun impegno per iscritto, così come scrive la capogruppo del PD Ivana Castello in una nota stampa firmata PD SL. Successivamente però si è convinto, per cui gli operatori ecologici hanno assistito alla sottoscrizione di un documento in cui l'amministrazione comunale si impegna, appena introitate le somme del fondo di solidarietà comunale, a disporre i primi mandati in favore della ditta IGM, a saldo della cessione di credito e dei crediti ingiuntivi. Solo con questa garanzia il PDSL, continua la nota della Castello, hanno accettato di anticipare l'esame del bilancio rispetto alla data stabilita in conferenza dei capigruppo. La richiesta di anticipazione contrasta con la normativa che fissa in 15 giorni il tempo a disposizione dei consiglieri per l'esame dello strumento finanziario. Tra l'altro, aggiunge la Castello, il bilancio preventivo 2016 doveva essere approvato entro lo scorso 30 aprile e dunque l'amministrazione comunale è in ritardo di quasi 10 mesi. I consiglieri comunali del PD e di SEL hanno dunque deciso di superare questa sorta di prevaricazione del Consiglio Comunale solo per tutelare l'interesse delle famiglie e degli operatori interessati. Ed intanto arriva la replica del sindaco di Modica Ignazio Abate: sono stato io a dare la possibilità ai netturbini di Modica, dice, di inoltrare la richiesta della cessione di credito davanti al notaio con la ditta Puccia, in modo tale che il comune possa pagare direttamente i lavoratori senza che i soldi passino dalla ditta. Abbiamo chiesto l'anticipazione del punto sul bilancio al Consiglio Comunale proprio per poter pagare gli operatori ecologici e saldare quindi il restante 60%. Per quanto riguarda poi il ritardo nell'approvazione del bilancio, questo non è dipeso dall'amministrazione comunale, aggiunge Abate, che aveva già approvato lo strumento finanziario in giunta, ma dalla mancata nomina del collegio dei revisori dei conti che si sono insediati solo lo scorso ottobre. Era stato infatti il Consiglio Comunale a richiedere la verifica all'assessorato regionale agli enti locali se era giusta o meno la procedura per la nomina dei revisori dei conti. Questo ha di fatto bloccato e ritardato il loro insediamento. Il Collegio dei Revisori già dallo scorso ottobre si è messo al lavoro, prima ha dato parere favorevole per il piano di riequilibrio, dice Abate, poi per il consuntivo e adesso per il preventivo. Inoltre, ad aprile scorso nessun comune siciliano aveva approvato il bilancio 2016. Per questo motivo, ha concluso il sindaco Abate, sono scattati commissariamenti a livello regionale. E i dipendenti assunti dal Clean Up Cantiere di Scicli aspettano ancora il saldo della mensilità del mese di dicembre 2016. Lo scorso 6 febbraio, scrive la FPCGL, aveva inviato una lettera alla ditta e al sindaco affinché venissero pagati gli arretrati, ma ad oggi nulla è cambiato, visto che fra 2 giorni, scrive il sindacato, tutti gli operatori ecologici di Scicli gli si dovranno corrispondere gli emolumenti di gennaio 2017. Si invitano tutte le parti interessate ad attivarsi immediatamente per saldare tutto il pregresso maturato e scongiurare un'imminente protesta da parte dei lavoratori. Attività di controllo del territorio ragusano da parte della Polizia di Stato e della Questura, 250 le persone controllate, oltre 1000 le macchine, individuati e denunciati 2 truffatori online, controlli anche nei pressi delle scuole e dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Continua sul territorio ebleo l'attività di prevenzione e controllo da parte dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa, grazie alla quale sono stati individuati e denunciati all'autorità giudiziaria diversi soggetti responsabili di vari reati penali ed illeciti amministrativi. 250 le persone controllate, oltre 1000 le macchine mediante l'utilizzo dei sistemi di lettura automatica delle targhe a bordo delle pantere della Polizia di Stato. Elevate sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 800 euro. L'ufficio volanti ha poi pizzicato un 40enne sorvegliato speciale di Ragusa che, nonostante fosse privo di patente di guida perché revocata, circolava liberamente a bordo di un'auto
per le strade cittadine. L'uomo è stato fermato e denunciato all'autorità giudiziaria per le violazioni alle misure prescrittive alle quali era sottoposto. Controllati anche gli istituti scolastici e i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, nei pressi del liceo scientifico è stato controllato un 17enne che si aggirava con fare sospetto, addosso al quale sono stati rinvenuti 2 dosi di marijuana. La droga è stata sequestrata, mentre il minore è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Un altro minorenne, dopo aver abusato con l'alcol, è stato soccorso dagli agenti che lo hanno ritrovato in piena notte mentre dormiva vicino ad alcuni bidoni della spazzatura. Il ragazzo è stato affidato alla custodia dei genitori, che sono stati avvisati e giunti sul posto. Anche le truffe online sono state oggetto di attenzione della Polizia di Stato. 2 le segnalazioni presso l'ufficio denuncia della Questura. Gli uomini, diretti dal commissario capo Filiberto Fracchiolla, hanno condotto 2 indagini lampo che hanno portato all'individuazione di 2 persone ritenuti responsabili del reato di truffa online. La prima ai danni di una ragusana che aveva versato 300 euro tramite ricarica PostePay per comprare un cellulare, ma il venditore ha fatto poi perdere le proprie tracce. Dalle indagini è stata individuata la responsabile, una donna di 50 anni residente in provincia di Brindisi. Stessa sorte ad un'altra donna di Ragusa per l'acquisto di una PlayStation, anche in questo caso ha pagato 100 euro con una carta prepagata, ma il venditore si è reso irreperibile. Il responsabile è stato intercettato in provincia di Pescara e denunciato. Si tratta di un 30enne pluripregiudicato per gli stessi reati. E nel corso di un'attività predisposta dal comandante della Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro, finalizzata al rispetto delle normative sul commercio e sulla sicurezza dei prodotti, la sezione di giudiziaria della Polizia Locale sabato ha individuato in Corso Umberto un venditore ambulante, un marocchino di 40 anni, mentre era intento a vendere attrezzi da lavoro e utensili da cucina. È stato constatato come la merce veniva venduta in assenza delle certificazioni previste e delle etichettature relative alla provenienza e alla composizione merceologica. L'attività ispettiva si è conclusa dunque con il sequestro degli attrezzi ritenuti pericolosi per la salute. L'uomo non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che attestasse almeno la provenienza. Oltre al sequestro della merce, l'africano è stato sanzionato, dovrà pagare una multa di 40.000 euro. Andiamo adesso a Ragusa, in via Roma, dove i commercianti affidano alle nostre telecamere un appello all'amministrazione. A quest'ultima gli imprenditori ragusani chiedono interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza e soprattutto chiedono interventi volti a riportare gente in quello che una volta era il salotto buono della città. La via Roma è quell'area mesta e cupa che ogni giorno sostengono i commercianti ragusani. Il salotto buono della città di Ragusa salta nuovamente agli onori della cronaca per gli incessanti interventi dell'opposizione in seno al Consiglio di Palazzo dell'Aquila. Interrogazioni che parlano di una morte lenta della via, dove le saracinesche si abbassano per non rialzarsi più, dove le vetrine non propongono capi di abbigliamento ma cartelli con scritto «vendesi ed affittasi». I commercianti, che sono stati protagonisti di numerose manifestazioni in passato, oggi tornano a parlare e lo fanno denunciando che la loro permanenza in quella via equivale ad un lento suicidio. Di questo problema già ne abbiamo parlato in passato e il mondo politico si è totalmente disinteressato, fino al punto che la via Roma adesso è proprio in queste condizioni, come la vedete voi, non che sta morendo ma ormai completamente morta, perché non hanno mai preso provvedimenti su nulla, malgrado le nostre ripetute richieste. Avete avuto un calo? Assolutamente sì, le potrei dire almeno del 70%. Manca proprio l'utenza, la gente non ha voglia di scendere qui in via Roma. Lei è stata vittima in passato proprio di questa assenza di sicurezza in via Roma? Non solo di un singolo caso, anche di casi di stalking per gente che insomma bazzica qui in pieno centro. I controlli però sono almeno il 50% rispetto a quello che c'erano un paio d'anni fa. È da agosto che abbiamo dei fari illuminati che sono fulminati, quindi spenti, e non ce li hanno cambiati. Questa sarebbe una cosa. Manca la sicurezza, manca anche ormai il motivo di venire qua in via Roma, perché ci sentiamo secondo me abbandonati. Pare che le amministrazioni si siano scordati che esiste un salotto buono di Ragusa da mantenere vivo e efficiente.
infatti i negozi chiudono, sono uno dopo l'altro che stanno chiudendo, gente ne manca, sono rimasti quattro anziani che passeggiano. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Bentornati in studio, hanno preso il via oggi i lavori per il rifacimento della parte frontale del tondo Gioeni e per la realizzazione della bretella di via Castorina a Catania. Entro sei mesi cambierà volto il tondo Gioeni, sia da un punto di vista architettonico e scenico, sia per quanto concerne la viabilità. Lavori che costeranno totalmente quasi 1,3 milioni di euro. Nel primo caso a cambiare sarà il prospetto, con un lavoro di messa in sicurezza idraulica e geotecnica e della riqualificazione architettonica. Con questi lavori si cercherà di definire il frontale prospettico a nord della via Etnea, creando un ideale collegamento con la piazza Duomo e la fontana della Menano, detta anche l'acqua Linzolo. Il materiale utilizzato sarà quello tradizionale della città, e cioè la pietra lavica e la pietra bianca di Comiso. Per quanto riguarda la viabilità, la novità riguarda principalmente la via Roberto Giuffrida Castorina. Ed è qui che cambierà la viabilità del tondo Gioeni. Questa è via Castorina. La via in questo momento è oggetto di lavori perché verrà completamente spianata e quindi asfaltata e si collegherà direttamente con via dei Salesiani. Via dei Salesiani che poi sarà collegato con via Vincenzo Giuffrida. Quindi chi viene dalla circonvolazione o chi sale da via Etnea o da via Caronda può bypassare benissimo la circonvolazione utilizzando appunto via Rosso di San Secondo, via Castorina e via dei Salesiani, e da lì può o rimettersi nella circonvolazione o andare verso il viale Mediterraneo, insomma un modo per evitare il caos che si crea giornalmente proprio all'altezza del torno indietro che si trova appunto alla circonvolazione. Dal punto di vista architettonico è un prospetto bellissimo, qui siamo diciamo alla fine della via Etnea nel tratto urbano, è una delle zone più importanti della città dove c'è un bellissimo parco e sarà sistemato in modo adeguato, non un muraglione ma un prospetto architettonico molto bello. Ma la cosa più significativa è che contemporaneamente iniziano i lavori per migliorare la viabilità. Questa è una zona che ha molto sofferto per l'abbattimento del ponte, obiettivamente, soprattutto nella direzione danesima verso Ognina. La situazione sarà migliorata. Restiamo a Catania, una nuova tecnica adottata all'ospedale Cannizzaro di Catania consentirà diagnosi più certe per quanto concerne il cancro al polmone, ma anche per tutte le patologie polmonari benigne. Grazie all'impiego dei nuovi aghi EBUS TBNA, ovvero Endobronchial Ultrasound Guided e Transbronchial Needle Aspiration, si può avere maggiore certezza nella diagnosi di patologie polmonari maligne e benigne, con non conseguente possibilità di evitare l'intervento chirurgico a scopo diagnostico. Si tratta di una procedura mini-invasiva molto avanzata per la diagnosi di patologie polmonari maligne e non da anni, eseguita presso l'unità operativa di tecniche endoscopiche e videochirurgia toracica, diretta al dottore Francesco Calanducci ed in pochi altri centri in Italia. Grazie all'impiego dei nuovi aghi EBUS TBNA, ovvero Endobronchial Ultrasound Guided and Transbronchial Needle Aspiration, si può avere maggiore certezza nella diagnosi di patologie polmonari maligne e benigne, con non conseguente possibilità di evitare l'intervento chirurgico a scopo diagnostico. Questa tecnica viene utilizzata oggi all'ospedale Cannizzaro, in particolar modo presso l'unità operativa di tecniche endoscopiche e videochirurgia toracica diretta al dottore Francesco Calanducci, e avviene anche in altri pochi centri in Italia. L'innovazione consiste nella possibilità di poter eseguire non più soltanto prelievi citologici, cioè cellule, ma anche istologici, ovvero campioni di tessuto, attraverso la realizzazione di particolari aghi di più grosso calibro. L'Olympus ha studiato e sta sperimentando nei vari centri di riferimento la bontà di questo dispositivo, un ago particolare, uno strumento particolare che oltre a permettere di fare il prelievo citologico, permette di studiarlo dal punto di vista istologico, in una maniera tale che si ha maggiore materiale a disposizione, un preparato istologico che sicuramente supera dal punto di vista dell'affidabilità diagnostica quello citologico, e che tra l'altro supera anche il problema, perché malgrado l'accortezza, malgrado l'attenzione praticata, tante volte il prelievo citologico può essere ricco di emazie. Quali sono i benefici per il paziente? Sono innumerevoli, soprattutto che si evita un intervento chirurgico. E adesso parliamo del convegno e della mostra che è stata organizzata dalla Fondazione Grimaldi di Modica lo scorso fine settimana per parlare di Raffaele Grana Scolari.
La figura, le opere e gli scritti di Raffaele Grana Scolari, musicista, letterato, poeta storico, ma soprattutto figlio di Modica, al centro del convegno e della mostra organizzata lo scorso fine settimana dalla Fondazione Grimaldi, una raccolta che descrive la storia della città della Contea nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. L'occasione è servita anche per presentare il libro Diario Modicano, che ripropone alcuni ricordi, note e appunti manoscritti di Grana Scolari e ritrovati dal nipote Antonio Grana. È stato il professore e presidente della Fondazione Uccio Barone a introdurre la presentazione. Per Barone, Diario Modicano è una testimonianza dettagliata, precisa della città di Modica, nel periodo di tempo che va dal 1871 al 1943, anno in cui morì Grana Scolari. Autore piuttosto sconosciuto, ma a cui dobbiamo la storia di Modica del 1895 in due volumi, che è la prima in assoluto per completezza di documentazione e di sviluppo cronologico. Una vita intera vissuta nello studio e nella ricerca, un liberale di antico stampo che il fascismo perseguitò duramente per avere scritto alcune parole molto dure nei confronti del regime. Al convegno c'era tra gli altri anche l'attore Carlo Cartier, che ha letto alcune pagine del libro, mentre un intervento musicale ha accompagnato la presentazione. La mostra sarà visitabile per una settimana dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Lo scorso sabato anche il caffè letterario Quasimodo ha ospitato uno scrittore, lo scrittore di noto, Tino Franz, presentando il suo libro In cammino con Stevenson, dopo la visione di un video illustrativo del viaggio effettuato dall'autore nei luoghi descritti nel suo libro, una conversazione tra Tino Franz e Margherita Bonomo, docente e ricercatrice di storia contemporanea nell'Università di Catania, ha permesso di apprezzare il volume, il quale ripercorre la strada di Robert Louis Stevenson e il cammino nel cuore della Francia. Silvana Blandino, membro del gruppo Quasimodo, ha coordinato la serata, Marta Basile ha letto alcuni passaggi del volume, mentre Alberto Giuca e Vittorio Scorsonelli, i giovani studenti del liceo classico di Modica, hanno eseguito alcuni intermezzi musicali al pianoforte, facendosi apprezzare molto dal pubblico che è intervenuto in sala. Adesso c'è un servizio dell'ufficio commerciale, vediamo. Il centro commerciale La Fortezza di Modica è un luogo ideale per fare shopping, ma anche per divertirsi e stare in compagnia. Insomma, un centro di aggregazione animato da spettacoli di vario tipo che nel mese di febbraio contribuiscono a rendere davvero unica la shopping experience. La presenza di artisti che coinvolgono adulti e bambini con numeri di equilibrismo e clownerie. Veniamo tutte le domeniche, facciamo qualcosa, quello che si può. Vi trovate bene? Abbastanza bene, sì. Siamo venuti qui per passatempo. Abbastanza bella, tutto organizzato bene, diciamo bello. Il trampolaio matto, il gigante, un simpatico e divertente padrone di casa che accoglie i visitatori per illustrare gli eventi del giorno. Cerco di portare le gente dove ci sono gli spettacoli, almeno ci provo. Andiamo verso su? Andiamo su che c'è Nemo che ci aspetta col teatro dei burattini. Il carnevale al centro commerciale La Fortezza è già arrivato con spettacoli di circo, artisti di strada, lo show do Brasil, la favolosa parata delle maschere e dei personaggi cartoon e poi il Luna Park tutti i giorni dalle 16 alle 20. E il Cine Club per grandi e piccini. E nel fine settimana i laboratori educativi per bambini. Domani 14 febbraio per gli innamorati la cena di San Valentino alla Fortezza di Modica in un magico allestimento di cuori luminosi, ospite Maglio Dovì con la partecipazione della cantante Antonella Arancio. Una romantica cena di San Valentino accompagnata dalle più belle canzoni d'amore di sempre. Concludiamo con lo sport. L'Andrea Licitra Pallamano di Ragusa, seppur in formazione rimaneggiata, ce l'ha fatta a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica nel campionato di Serie A2. Finita 25-23 per gli Iblei, padroni di casa, dopo che il CUS Palermo ha dato grande filo da torcere ai locali. Ed è stato tutt'altro che semplice, ma la passa l'acqua a Ragusa dopo un match dei più faticosi è riuscita a battere Torino in trasferta dopo un tempo supplementare con il punteggio finale di 61-68. Con Larkins in tribuna per scelta tecnica, Lambruschi ha dovuto fare i conti con Nichols, che durante il match non è stata bene ed è rimasta in campo soltanto 16 minuti. Non ci sono aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG, ritorniamo alle 20:30. Grazie, buon pomeriggio.